Benvenuti bambini, ben arrivati. Intanto mi presento, io sono Andrea e vi do il benvenuto nella mia cameretta magica. Siete pronti per questo spettacolo sensazionale? Bene, io sì, ma quest'oggi non sarò da sola a presentare il tutto. Con me ho il mio piccolo aiutante. Piccolo, grande, anzi no, grandissimo, magnifico, sì sì, magnifico. Beh, insomma, mi sembra un po' eccessivo, ma va bene. Vi presenterò il mio grandissimo assistente. Tra l'altro è anche molto carino, io vorrei dire, Carino, bello, bellissimo, stupendo, affascinante, un vero schianto. Sì, ma guarda che non è il casting per trovarti l'anima gemella, ma va bene, ti presenterò come vuoi tu. Allora, bimbi, presentazione ufficiale, bambini, siete pronti? Manini in avanti, scaldate le vostre dita perché voglio sentire un applauso fortissimo, perché sta per arrivare qui sulla scena il nostro fantastico, bellissimo, affascinante, talentuosissimo e fantasmagorico Serafino! Wow! Eccomi qui! Serafino, ma come ti sei conciato? Sembri un albero di Natale, guarda! Ma Andrea, me lo hai detto tu? Mi raccomando, Serafino, preparati che domani faremo uno spettacolo coi fiocchi! Sì, ma lo spettacolo coi fiocchi, non che tu ti vestissi da pacco regalo, capito? Vattene a togliere, va! Vado! Cioè, ci mancava in questo 2020 soltanto l'asino che sapeva parlare, guardate, E allora... non so solo parlare! Ah sì, cosa sai fare? So anche cantare! Ah, davvero? Sì! Sentiamo! Uno, due, tre! Nella vecchia fattoria, io, quante bestie di utopia, io, c'è Serafino, Sì, Serafino, ma così sanno cantare tutti, sono capace anche io, ma so farlo sotto la doccia però, capito? Cioè, sai fare altro? So suonare! Sai suonare? Sì! Ma sentiamo cosa sai suonare. Sì, vabbè, Maracaibo, va. Senti, Serafino, dammi sto coso, perché così sono capaci tutti. Io a suonare sono bravissimo. Il triangolo, cioè, ma dai, va. Guarda, torniamo seri, perché adesso è arrivato il momento di chiamare un ospite speciale, perché dobbiamo far scoprire ai bimbi a cosa servono queste fantastiche carte che hanno ricevuto. Bow, bow. Cosa stai facendo? Serafino, ma cosa stai facendo? Sto imparando le lingue straniere. Ma guarda che sei tremendo. Senti, torniamo seri perché è arrivato il momento di vedere se il nostro ospite sarà in collegamento. Ospite? Ma non sono io il protagonista. Sì, ho capito, ma come ogni trasmissione che si rispetti serve un ospite eccezione. E oggi sarà con noi la nostra amica Lilly, una cantastorie fantastica. Anzi, vediamo se è collegata. Wow! Lilly, ci sei? Eccola, la vedo. Ciao Lilly, come stai? Ciao Andrea, ciao Serafino. Ciao, come stai? Serafino, hai benissimo. Visto? Benissimo, sono pronta a iniziare a raccontare la storia. Beh, fantastico, allora cosa si dice in questi casi? Buona visione. Bellissimo. Aspettate un attimo, c'è una piccola sorpresa per voi. Forse è meglio non svelarvela. Wow, davvero c'è una sorpresa? Allora, ci vediamo dopo. Ciao! A più tardi! Ciao! Ciao! Bene, bambini, possiamo iniziare con la nostra storia. C'era una volta, tanto, tanto tempo fa, in un luogo molto, molto lontano, Serafino, un asinello simpatico, buffo e un po' sognatore. Serafino trascorreva le sue giornate serenamente. Correva per la foresta, si riposava sotto gli alberi e giocava con i suoi amici animali più cari. Lui era ghiotto di fiori, in modo particolare del denti di leone. Sapete che cos'è? Il denti di leone è un fiore molto particolare. Si dice che sia il fiore del desiderio. Eh già, perché si narra che se si prende un fiore di leone, si soffia tantissimo e poi in quel momento si esprime un desiderio, beh, quel desiderio forse si avvererà. E quindi immaginatevi, Serafino, continuava a mangiare denti di leone e a soffiarci sopra. Sì, perché Serafino aveva un grande desiderio. Uno di quelli che si hanno fin da piccoli, un sogno talmente grande che non si vuole neanche pronunciare a voce alta per timore che voli via con le parole. Un desiderio così intimo che non si racconta neanche all'amico del cuore. Ho capito,
volete che vi sveli il desiderio di Serafino? Va bene, non ditelo a nessuno però, Serafino voleva diventare un drago. Eh già, Serafino amava i draghi, sì, perché erano grandi, erano forti e poi erano molto, molto rispettati. E poi volano, sputano fuoco, wow! E lui? Serafino era solo un piccolo e goffo asinello. Lui pensava di non valere abbastanza, pensava di non avere qualità. Un giorno, mentre si stava riposando sotto un olmo e mentre soffiava su un denti di leone, a un tratto, all'orizzonte, vide qualcosa. Era una luce calda e accogliente, quasi dorata. Questa luce piano piano si avvicinava e diventava sempre più grande, fino a che davanti a lui non comparve una bellissima ragazza. Lei era vestita di bianco. Aveva un mantello e una corona di candele sulla testa. La misteriosa ragazza ad un tratto disse: «Ciao, Serafino, sono Lucia. Sono qui perché so che hai un grande desiderio. Vuoi parlarmene?» Serafino, con un filo di voce, rispose: «Sì, io vorrei tanto diventare un drago.» «Oh, molto bene. Sai, Serafino, io posso aiutarti. Però devi superare 3 prove. Devi affrontare un lungo viaggio. Te la senti?» «Sì, certo, farei qualsiasi cosa pur di diventare un drago.» «Bene, la prima prova consiste nell'andare a liberare la stella cometa che un re capriccioso voleva tutto per sé. La stella cometa è chiusa in una torre. Mi raccomando, liberala.» E la seconda prova invece? La seconda prova consiste nell'andare in una cosa chiamata città. Lì c'è un topo che spaventa tutti gli abitanti. Sconfiggilo. E la terza prova invece? Per la terza prova devi raggiungere la montagna nera. Devi scalarla perché in cima alla montagna c'è un campanello dorato. Devi prenderlo e portarmelo. Va bene, ho capito. Allora, grazie Lucia, io vado. Ciao! Aspetta! Aspetta, Serafino. Prima voglio donarti il mio mantello. Ti aiuterà nel tuo lungo, lungo viaggio. E poi ti dono una sacca. Vedrai, dentro ci sono cose preziose. Anche loro ti aiuteranno. E poi, Serafino, non dimenticare, i miei occhi saranno sempre con te. Buon viaggio. Ciao, Lucia! E così Serafino partì. Camminò molto, molto a lungo, fino a che davanti a sé non vide il castello. Il castello era proprio in mezzo al lago. E Serafino, appena vide l'acqua, pensò: ha proprio voglia di fare un bel bagno! Ma subito cambiò idea. Sì, perché nell'acqua c'erano degli enormi serpenti marini. Aiuto! Aiuto! E adesso che cosa faccio? Serafino era impietrito. Aveva le gambe che gli tremavano, non sapeva davvero che cosa fare, come poteva tuffarsi nell'acqua. Oh no, i serpenti fanno la guardia al castello, come faccio? Si accasciò per terra a pensare come poteva risolvere il problema e gli venne in mente la signora Barbagianni. Lei è la signora Gufo.
abita nella foresta e più precisamente nella vecchia quercia. Oh, lei e Serafino sono amici da moltissimo tempo. Dovete sapere che nelle lunghe giornate di sole la signora Barbagianni racconta a Serafino tante storie, tante leggende e una di queste storie parla proprio dei serpenti marini e del loro punto debole. Shh! Nessuno conosce il punto debole, ma io ve lo svelo. Il loro punto debole è che loro ridono a crepapelle e quando lo fanno non riescono più a fermarsi. Così Serafino sfoderò le sue doti da saltimbanco e cominciò a raccontare tutte le barzellette che conosceva. E ad un tratto vide che i serpenti marini si stavano divincolando, facevano capriole. Ah certo, stavano ridendo a crepapelle. Così Serafino non perse tempo, si tuffò nell'acqua, nuotò più veloce che poteva, arrivò al portone, galoppò per tutte le scale, fino ad arrivare alla torre. Lì c'era la stella cometa. Serafino riuscì a liberarla, era così contento e la stella cometa poté tornare a casa sua. Tornò nel cielo stellato. Serafino tirò un sospiro di sollievo perché capì che la prima prova era stata superata e adesso forza al galoppo verso la seconda prova. Galoppò e galoppò, ma a un certo punto si fermò. Oh oh! E ora che faccio? Dove vado? Non conosco la strada. Vado a destra o vado a sinistra? Proprio non lo sapeva. Per fortuna, ad un tratto, comparve una piccola luce davanti a lui. Era la stessa luce che aveva visto quando conobbe Lucia. Era lei, lo stava aiutando. Così Serafino seguì dritto la luce, fino a che non arrivò alle porte della città. Wow! Era affascinante, non aveva mai visto una città prima. Certo, nessun animale aveva il coraggio di andarci. C'erano un sacco di grattacieli, persone, macchine, rumori. E ad un tratto arrivò anche un fumo, il fumo annebbiatore. Serafino non vedeva nulla, il fumo glielo impediva. E poi il fumo gli entrava in bocca, non riusciva a parlare, non riusciva a respirare. Aiuto! Aiuto! Non vedo nulla! Non riesco a respirare! E proprio in quel momento, quando Serafino stava svenendo, il mantello di Lucia lo avvolse. Lo stava proteggendo. Così Serafino continuò a camminare protetto dal mantello, fino a che arrivò nelle fogne della città. Lì vide il suo nemico. Vide il topo gigantesco. Era un topo enorme, come non ne aveva mai visti prima, dalle fattezze orribili. Il topo subito si girò, lo guardò, andò verso di lui. Aprì le braccia, aprì la bocca quando... cominciò ad annusare l'aria. Ma cosa stava annusando? Serafino sfoderò l'ingegno. Aveva aperto la sacca che gli aveva regalato Lucia. E lì dentro c'erano noci, nocciole, mandarini... tutte cose di cui il topo andava ghiotto. E infatti il topo gigante cominciò a mangiare avidamente, non si fermava più. E così a Serafino venne una grande idea. Si schiarì la voce e disse: mi scusi, signor topo, io vorrei farle una proposta. Vedo che le piacciono le mie cose. Dove io abito ce ne sono in quantità.
io potrei dargliene quante ne vuole. Magari quando si sente un po' triste o un po' arrabbiato, invece che spaventare gli abitanti della città, può venire nel bosco. Io gliene darò volentieri. Che dice? Il topo ci pensò un attimo. Beh, era una gran bella proposta. E così accettò. E l'accordo fu sancito con una stretta di zampa. Il topo era contento, anche perché aveva trovato un amico. Così indicò a Serafino la via per uscire dalla città. Si salutarono e Serafino cominciò a camminare. Camminò tanto, giorno e notte, attraversò praterie, deserti e finalmente, dopo tanto camminare, arrivò alla Montagna Nera. Era davvero un muro altissimo, tutto scuro. Ah, ma Serafino non si diede per vinto e cominciò a scalare. Ma, ahimè, si accorse che i suoi zoccoli erano scivolosi e quindi ogni passo che Serafino faceva tornava indietro. Oh no, Serafino pensava davvero di non potercela fare. E poi guardò in alto e vide due enormi corvi neri. Oh no, no, no! I corvi neri sono animali cattivi e poi sono segno di sventura! No, non ce la farò mai! A quel punto Serafino aveva veramente perso le speranze, fino a che non vide arrivare un leone. Il leone, vedendo le lacrime di Serafino, voleva confortarlo. Gli chiese cosa fosse successo e Serafino gli raccontò tutta la sua storia. Il leone non disse granché, disse però solo una frase di grande importanza. Serafino, ricorda, non giudicare le apparenze e se hai bisogno, chiedi aiuto. Non giudicare le apparenze e se hai bisogno, chiedi aiuto. Questa frase continuava a riecheggiare nelle orecchie di Serafino. E Serafino si rese conto che lui non aveva mai chiesto aiuto fino ad ora. Forse questo era il momento di farlo. Così radunò le briciole di coraggio che ancora gli restavano e si mise a urlare guardando il cielo. Corvi! Corvi! Aiuto! Aiuto! I corvi arrivarono subito da Serafino e lui raccontò anche a loro la sua storia. I corvi non ci pensarono su un momento, misero le loro ali a disposizione di Serafino. Serafino ci montò sopra e per la prima volta in vita sua Serafino volò e mentre volava piangeva. Erano lacrime di gioia, ma non perché era arrivato alla vetta. Piangeva perché si rese conto che aveva imparato una grande lezione. Aveva imparato il valore della collaborazione. Ringraziò i corvi e li salutò. E davanti a lui, mentre piangeva, vide il campanello dorato. Lo prese in mano colmo di gioia e in quel momento arrivò Lucia e lui con tanto orgoglio glielo mostrò. Lucia prese il campanello. Serafino abbassò la testa. Stava aspettando. Aspettava che Lucia lo trasformasse in un drago. Ma sapete che c'è, bambini? Lucia non lo trasformò. No, no. Gli donò uno specchio. So già, bambini, cosa state pensando? State pensando che Lucia gli stava donando uno specchio magico con qualche potere. E invece no, era uno specchio qualsiasi, uno specchio comune. Lucia disse: Serafino, guarda nello specchio,
Allora Serafino subito prese lo specchio e si guardò. Ma Serafino vedeva solo la sua immagine riflessa. Lucia gli disse: Serafino, guarda, nello specchio puoi vedere un ciuco che vale più di 100 draghi. Non è con il fuoco e con la forza di un drago che si affronta la vita, ma con la gentilezza, con l'astuzia e con la fiducia verso gli altri. Serafino aveva capito. Abbracciò Lucia e le disse nell'orecchio: Grazie Lucia, ora so quanto valgo. E così, da quel momento, Lucia e Serafino non si lasciarono mai più. Insieme andarono in giro per il mondo a portare doni di pace e di speranza a tutti i bambini che avevano un sogno. Vi è piaciuta la storia, bambini? Oh, io spero proprio di sì. Vediamo se è piaciuta anche ai miei amici. Andrea? Serafino? Ma Lily, ma sei stata bravissima! Grazie, sono contenta che ti sia piaciuto. E Serafino, tu cosa mi dici? Che sorpresa mi hai fatto! Hai raccontato la mia storia, come sono felice! Già, sapevo che ti avrei reso felice. Bene, amici, a questo punto non mi rimane che augurarvi buon riposo e ci vediamo alla prossima storia. Ciao! Grazie mille, Lily! Ciao, un abbraccio gigantissimo! Ciao! Eh sì, ma cosa stai facendo? Devi andare via, tu? Devo fare un salto, fare la pipì! Ma adesso, sul più bello, sul finale! Vabbè, va! Mimi, ma torniamo a noi! Vi è piaciuta questa storia? Io ho ancora la pelle d'oca, mamma mia! Ma pensate se sul finale, però, Serafino si fosse per davvero trasformato in uno spaventoso drago rosso! Wow! Sono Serafino, il drago rosso e sputo fuoco! Wow! Ragazzi, ma ti sei trasformato per davvero in un drago rosso spaventoso? In realtà no, sto indossando il mio costume di carnevale! Ma come? Senti, va, se vuoi posso dire a te e a tutti i nostri amici a casa come possono trasformarsi in qualsiasi cosa hanno in mente, ci stai? Wow, certo che sì! Beh, allora corri a cambiarti, forza! Vado! Sì, bimbi, perché con questo fantastico mazzo di carte, in queste festività potrete, non solo, anche durante tutto l'anno, certo, potrete divertirvi a creare delle storie entusiasmanti. Rieccomi qui, sono pronto! Eh sì, perché potrete divertirvi a scegliere il protagonista di questa storia. Non so, io magari farei come protagonista un perfido ciclope con un solo occhio solo. Oh, che paura! Sì. E tu invece, chi sceglieresti come protagonista, Serafino? Io un indiano. Aug. È vero, Aug. Oppure se fossi una femminuccia, cosa ti piacerebbe essere? Sì, ce l'ho, una sirena. Wow, una sirena dai capelli fucsia lunghissimi. Bravo, ma la cosa ancora più bella è che qui possiamo scegliere addirittura dove ambientare le nostre storie. Oh. Ad esempio, qui c'è una fantastica piramide d'oro, oppure dove, Serafino? In fondo al mare. Ma certo, oppure? In un parco giochi. Sulla ruota panoramica. Wow, sulla ruota panoramica. Eccola qui, guarda, ce l'ho proprio in mano, guardala. Che bella. Sì, hai sempre avuto un debole per le ruote panoramiche, tu. Ma la cosa bella è che poi, insieme a amici, fratelli, sorelle, genitori o qualsiasi persona con cui stiate giocando, potrete addirittura scegliere gli imprevisti. Non so, i serpenti marini, un vulcano che erutta, oppure, non so, scegliere anche gli elementi magici da dare ai nostri personaggi. Magnifico. Una spada, uno specchio, un campanello. Che cosa, secondo te, Serafino? Una bacchetta magica! Certo, un cristallo, delle gemme, qualsiasi cosa, non c'è nessun limite. Anzi, dovrete mettere tutta la fantasia che avete. Certo, per creare delle storie invincibili. Ma dimmi un po', Serafino, mi sa che è arrivato il momento di ringraziare i nostri amici che sono rimasti con noi qui insieme per tutto questo tempo e soprattutto augurargli delle buone feste con la loro famiglia e i loro amici. Va bene? Sì, allora buone feste! E allora ci vediamo presto, bimbi! Un abbraccione gigante e tanti auguri di buone feste! A presto! Ciao! Ciao! Dammi un bacino, su, forza! Oh, romanticone!